Che cosa vuol dire il silenzio delle parole? Ieri abbiamo citato un detto dei padri del deserto di un anziano che dice ad un giovane che gli chiede se quando sia utile parlare e quando tacere. L'anziano risponde: se tu parli e parli per amore di Dio, parla. Se tu taci e taci per amore di Dio, taci. Oggi riprendo una frase di Sant'Agostino che ci fa capire che cosa è veramente il silenzio delle parole, che non è il silenzio dalla bocca soltanto, o primariamente, non è il silenzio soltanto della bocca. Lui dice: sia che tu taccia, taci per amore, dice Sant'Agostino, sia che tu parli, parla per amore. Cioè, qui non si tratta di diventare muti, cupi e di non parlare con gli altri. Non si tratta di non dire nemmeno una parola, no. Si tratta di far uscire le nostre parole e di far uscire il nostro tacere dall'amore. Gli innamorati veri, quelli che veramente sono innamorati, che si amano, come tanti genitori, tanti papà e mamma, anziani che hanno passato una vita intera, non hanno bisogno di grandi parole, ma al momento opportuno sanno dirsi quelle parole tra di loro, come al momento opportuno sanno tacere tra di loro. E questo perché? Perché nasce dal loro amore. Così come i genitori o gli educatori non si sprecano in parole, ma al momento opportuno, per amore, fanno nascere le parole giuste da dire ai figli, anche se forti e anche se possono dare fastidio. E così pure chi ama sa tacere. E quei silenzi e quelle parole che nascono dall'amore sono sempre silenzi e parole che fanno crescere, che ci fanno sentire veramente uomini e donne, che ci fanno sentire veramente cristiani. Gandhi ebbe una grande intuizione quando disse: il silenzio di labbra cucite non è silenzio. Si potrebbe ottenere lo stesso risultato tagliando la lingua, ma anche questo non sarebbe silenzio. È silenzioso colui che, avendo la possibilità di parlare, non pronuncia nessuna parola inutile. Ecco, questo è il silenzio vero. Evitare le parole inutili, e di cui oggi siamo non pieni, stracolmi, siamo affogati di parole inutili. E concludiamo questa nostra puntata sempre con un altro detto di un padre del deserto, l'Abba Poimen, che dice: ci sono quelli che sembrano in silenzio, ma nel loro cuore giudicano gli altri. Costoro parlano continuamente. Altri invece devono parlare da mattina a sera, ma in realtà custodiscono il silenzio, perché nulla dicono che non sia di qualche utilità spirituale. Vedete, non si tratta di non dire parole, ma di dire parole che nascono dall'amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.